Fit Cash, episodio 0. Benvenuti a tutti ragazzi, anzi in realtà episodio 2 perché ne abbiamo già fatto uno. Per chi è nuovo qua, benvenuti ufficialmente. Perché questo episodio? Vi starete chiedendo che cos'è Fit Cash, perché abbiamo deciso di fare questo podcast, di che cosa si parlerà. Siamo qua per spiegarvi tutto, quindi tenetevi stretti. Sono qua con Gianmarco, con Irene, noi tre saremo appunto i presentatori di questo podcast. Partiamo subito da Gianmarco. Gianmarco, cosa ci fai su Fit Cash? Cosa ci faccio qua su Fit Cash? Finalmente, dopo mesi e mesi di registrazioni, oggi lanciamo il primo episodio, diciamo il primo episodio di presentazione, dove vi spieghiamo al nostro pubblico perché abbiamo deciso di fare questo podcast e perché proprio noi tre ci siamo messi insieme per crearlo. Quindi diciamo che io e mia moglie, per chi non lo sa, lei è mia moglie, insieme al nostro carissimo amico Noah. Io sono il figlio, io. Tu sei il figlio. Il figlio che Irene ha fatto con l'idraulico, perché non mi assomiglia tanto. E abbiamo deciso di fare questo podcast per raccontare un po' vicende di business, fitness e anche di mindset, per andare a trasmettere, diciamo, al nostro pubblico quello che potrebbe aiutarli nella loro quotidianità per apprendere nuove cose che potrebbero essergli utili. Giusto? Esatto, diciamo che l'idea, penso, principale è stata quella di ispirare e motivare e anche far conoscere le realtà che sono un attimino diverse da quelle che magari si vedono tutti i giorni, e svelare anche un pochino in retroscena di quelli che magari sono imprenditori o persone comunque che hanno fatto molto successo in un determinato ambito, e penso che, insomma, anche se è abbastanza dura organizzare il tutto, diciamolo, perché sì, non è semplice. Abbiamo già registrato qualche puntata. Siamo sbattuti un bel po'. È stata una bella impegnativa per mettere d'accordo ospiti, troupe e tutto quanto. Anche per chi non lo sa, oggi dove siamo? Siamo a Bali. Esatto. Cioè, voi ci vedete magari dall'Italia o dalle altre parti del mondo, ma noi in questo momento siamo a Bali, quindi come vedrete ogni episodio avrà una location diversa, perché ci siamo, tra virgolette, un po' sbattuti per spostarci, andare noi direttamente dagli ospiti. Quindi abbiamo registrato episodi in Italia, Francia, Dubai, ora siamo a Bali. Quindi sarà bello perché ci sono tanti ospiti diversi, tante storie diverse, anche magari contrastanti tra di loro, perché sì, rispetto agli ospiti che abbiamo sentito, magari alcuni hanno pensieri totalmente contrastanti con altri, sì, quindi sarà bello proprio vedere la differenza di pensiero tra i vari ospiti. Ecco. Sì. E voi dovete contare che comunque tutti noi veniamo comunque da un passato che non c'entra niente col fitness, e tutti noi abbiamo trasformato il fitness nel nostro business. Quindi grazie alla mentalità che ci ha insegnato il fitness siamo riusciti a trasformarla anche noi nel nostro lavoro. Quindi durante tutti questi episodi, piano piano, ovviamente, quando parleremo con ospiti, sentirete anche quelle che sono le nostre storie, come il fitness ha cambiato la nostra vita. Ed entrando in questo mondo abbiamo scoperto che un sacco di gente di successo ha forgiato la propria mentalità grazie appunto al fitness, la palestra e così via. Esatto. Però non andremo ad intervistare solo persone che vengono dal fitness come noi e hanno fatto un business, ma andremo ad intervistare anche persone che magari fanno solo business, perché mi è capitato di andare a contattare persone, magari super imprenditori, che magari loro non sono in forma. In tanti magari hanno un po', come si dice, girato il naso, perché hanno detto no, ma sai, io non me la sento di partecipare al vostro podcast perché chiamerete solo persone in forma, e magari loro con un po' di timidezza hanno pensato che non erano adatti a partecipare perché magari hanno la pancetta, sono in sovrappeso, hanno detto no, ma cosa vado a fare a questo podcast, cosa vado a raccontare perché non sono in forma. In realtà io voglio far partecipare a questo podcast anche quegli imprenditori che magari non sono in forma, ma magari hanno storie di successo da raccontare inerenti al business. E che magari ci possono anche raccontare
cosa comporta non essere in forma, esatto, ed avere un business, cioè quali, esatto, sono i punti difficili nel magari non alimentarsi correttamente, non avere un corpo performante ogni giorno e dover affrontare comunque business con un'azienda alle spalle non indifferente. Esatto. Anche perché tutti noi viviamo a Dubai e a Dubai, esatto, ne vediamo di ogni tipo. Vediamo il milionario miliardario super mega in forma al milionario miliardario super panzone, esatto, e vi assicuro che parlando con tanti di loro che hanno tutti i soldi del mondo non se la vivono molto bene, quindi sarà, esatto, molto interessante parlare con alcuni di loro. Poi ci tengo a precisare una cosa, perché in Italia quando si parla di Dubai, imprenditori a Dubai, la prima cosa che si pensa è gli scammer e i fuffaguro che, esatto, vendono i videocorsi, ma Dubai non è fatta solo di fuffaguro che vendono i videocorsi. Quelli si vedono perché sono bravi a farci perché? Vedere. Perché questi questi che fanno che vendono i videocorsi investono tantissimi soldi in marketing, in advertising, e voi come aprite Instagram, YouTube, vi appaiono solo loro, ma in realtà Dubai non è fatta solo da queste persone. Minimamente. Sono l'1%. Ma neanche. Quindi in Italia voi vedete solo loro e vi fate l'immagine di Dubai uguale truffatori, Dubai uguale imprenditori che vendono videocorsi, ma Dubai non è questo, è solo l'1%. Dubai è fatta da imprenditori che magari sono proprietari di aziende miliardarie con 2000 dipendenti. Quindi io vorrei portare nel podcast anche queste persone qui che hanno delle storie allucinanti da raccontare, e tanti sono anche italiani che parlano in lingua italiana, che magari non sono famosi sui social, però sono famosi nel settore in cui lavorano. Quindi è bello portarli per far sì che loro possano raccontare come sono arrivati al successo e come, nonostante il successo, magari tutto questo ha influenzato il loro stile di vita, sia dal punto di vista familiare, della salute, del loro stile di vita, come mangiano, come bevono, quante ore dormono, e se si allenano, se non si allenano, se in passato magari si allenavano e per colpa del business hanno dovuto smettere perché non hanno più tempo. Per esempio anche io fino all'anno scorso ho fatto le gare, ho fatto 12 anni di gare, e ora che sto spingendo di più sul business ho smesso di fare le gare questa settimana. Oggi è venerdì e il weekend sono impegnato, ho fatto solo 2 allenamenti, anche te lo stesso. Hai fatto solo uno questa settimana. Perché siamo molto, siamo molto impegnati. Quindi si può essere in forma? Sì. Ci sono persone che hanno rinunciato all'essere in forma per il business? Sì. Quindi parleremo di tutto questo. Quindi tu che stai guardando, che sei un imprenditore non in forma, non aver paura, perché se vieni nel nostro podcast non sarai l'unico. Come se tu magari sei un atleta di successo, un personaggio super informa, vieni, perché magari anche tu avrai una storia da raccontare bella, sì, motivante per tutti coloro che magari non sono in forma e vorrebbero, certo, esserlo. Certo. Sì. Ho una domanda quindi, Gian. Tu, come ci sei arrivato al successo? Ora, io successo, no, cioè non sono il tipo di persona che sento di aver fatto successo. Io, beh, hai lavorato al mercato per 12 anni. Ho lavorato per 12 anni. Sei a Bali, vivi a Dubai, come ci sei arrivato? Allora, diciamo, questo cambiamento di stile di vita, quindi da lavorare al mercato con mio padre per 12 anni fino al raggiungimento che per me è stato vivere grazie alla mia passione, che non è da tutti arrivare a guadagnarsi da vivere grazie alla propria passione, ci sono arrivato grazie all'impegno, dedizione, sacrifici negli anni che mi hanno portato a sapere quello che so nel settore comunque del fitness e a far sì che grazie al mio team di consulenze e con mia moglie, che io seguo uomini, lei segue donne, abbiamo creato la nostra azienda e seguiamo le persone come fai anche te nel percorso di trasformazione fisica. Adesso noi abbiamo un team strutturato con dipendenti, con collaboratori che ci aiutano a... Sì, però diciamo che parlo anche per lui perché penso che sia la stessa cosa. Ci lavoriamo insieme. Quello che viene definito successo è relativo, nel senso che sì, sicuramente rispetto a dove siamo partiti
abbiamo raggiunto un grande successo, se così si può definire, ma rispetto a quello che ci piacerebbe ottenere siamo tipo una sì. formica. Esatto. Quello succederà sempre. Non mi sento arrivato. Quello non ci sentiamo sempre. Ancora arrivati, abbiamo ancora voglia di, quello succederà sempre, di fare, di costruire e di creare tanto, tanto, tanto. È una cosa che ho notato ad esempio da te, che è cosa interessantissima, a te... Tu la mentalità non te l'ha forgiata tanto il fitness, la mentalità te l'ha forgiata il mercato. Cavolo. A lui la mentalità, io in questo mese vivendo con lui ho notato che lui ha una, diciamo così, parlando, quella mentalità gli è stata forgiata dal mercato, che secondo me poi hai applicato anche sul fitness e ora sul business. Sì, diciamo è stato un insieme di tutto, un po' mi è stata forgiata dalle gare, ho fatto 12 anni di gare e 12 anni ho lavorato al mercato. Sono partito lavorando in palestra gratis, poi 5 euro l'ora per tantissimi anni, poi ho aperto una mia palestra che poi ho mollato, l'ho lasciata al mio socio. Quello ti ha insegnato che devi fare quello che devi fare anche se non ti piace, perché immagino, mi hai detto anche tu che ti svegliavi ogni giorno e non ti piaceva. Andavo al mercato e non mi piaceva farlo, lo facevo perché era l'unica cosa che sapevo fare, perché l'ho imparata stando con mio padre, quindi dicevo, nella vita so fare due cose, so lavorare al mercato, so fare le cose nel settore del fitness, però nel settore del fitness guadagnavo troppo poco, al mercato riuscivo a guadagnare quelle 1.000-1.200 euro che mi servivano per campare e tutti quei soldi lì li investivo per crescere in quello che mi piaceva fare. E piano piano sono arrivato a farne una professione, poi il Covid ci ha aiutato molto lavorando online perché ci sono stati quei mesi dove tutti erano chiusi in casa e lì io e Irene ci siamo ritrovati da soli in casa e abbiamo spinto tantissimo. Abbiamo sfornato parecchie ricette. Irene faceva ricette fit dalla mattina alla sera, io facevo dirette un giorno sì, un giorno no, mentre mi allenavo in casa con le bottiglie d'acqua e poi in quel periodo ero in preparazione gara, quindi ero in forma e questo ha fatto sì che il pubblico si appassionasse sempre di più alla nostra storia, ai nostri personaggi e da lì è partito il nostro business online. Però tutto questo perché? Perché io durante il Covid mi svegliavo alle 7 la mattina e fino alle 2 di notte lavoravo non stop, la gente magari non lo percepiva ma si lavorava veramente tanto perché per me era un'opportunità la quarantena per non tornare poi terminata la quarantena, perché quando è partita la quarantena si sapeva che c'era ma non si sapeva quanto durava, ci dicevano ancora 3 giorni a casa, ancora una settimana a casa e per me ogni giorno che si stava in casa era un'opportunità di fare dei clienti, degli allievi per non tornare più a fare la vita di prima. Quindi ho spinto tantissimo in quel periodo e poi dopo non ho più mollato. Ho costruito tanto in quel periodo per poi diciamo... Tu invece? Raccontaci un po'. Allora, anche io, come loro, stessa cosa, non mi sento minimamente arrivato dove voglio essere, però se c'è una cosa che ho imparato con gli anni, ovviamente è la gratitudine, perché comunque rispetto a dove sono partito veramente dalla... Che sì, tu ci hai raccontato sì, un po' la tua storia io in questi giorni. Arrivavo dalla merda più totale, ero obeso, così via. Non mi sarei minimamente, se guardo la mia vita 8 anni fa, non mi sarei minimamente neanche aspettato di essere così. Ma raccontaci perché... Merda, cioè spiegalo bene. Perché... Merda perché non arrivo sicuramente da una famiglia, diciamo, che sta bene sia a livello economico, ho avuto un sacco di casini a livello familiare, di bullismo scolastico, qualunque cosa possibile, potete immaginare ci sono passato e in più e questo mi ha causato ovviamente obesità, disturbi alimentari e così via. Ho provato per anni e anni e anni da ragazzino a uscirne, ho provato a fare diete, qualunque cosa possibile, togliere carboidrati, tutte le cose possibili immaginabili, però non avevo la mentalità per farlo, non ce la facevo perché in realtà la verità è che per quanto lo volevo vivevo in delle condizioni dove non lo credevo neanche possibile perché tutta la mia famiglia è obesa, tutta la mia famiglia era obesa anzi. E quindi, ora ieri messi in forma. Sì, sì, dopo che ho perso peso sono messo a perdere, ne è rimasto solo qualcuno ancora. E non lo ritenevo possibile, non riuscivo a vedere la luce in fondo al tunnel perché se non l'hai mai vista non sai che c'è, se sei abituato a vedere solo buio non sai che cos'è la luce. Finché un giorno ho detto basta dopo delle situazioni veramente di bullismo esagerate, dopo che... qualunque cosa cercavo di fare non riuscivo a fare e ho preso, mi è scaduto veramente, a dire il vero, un tic ossessivo, se devo essere sincero. Quando riguardo indietro quel periodo era una cosa ossessiva, cioè io mi sono impuntato che dovevo cambiare la mia vita, che per me in quel momento voleva solo dire perdere peso, non avrei mai immaginato di trasformare questa in una professione. Che poi tu sei partito quando
sei cambiato fisicamente subito con YouTube. Sono cambiato prima fisicamente e ho perso veramente tanto peso, male, velocemente, e diciamo che sono diventato quasi una leggenda a Torino, dove vivevo, perché tutti parlavano di me, tutti sapevano di questa trasformazione epica. Tu, quando passavo per strada, tutti urlavano, ho fatto un glow up assurdo, e tutti sapevano chi ero per via di questa trasformazione, e tutti mi rompevano: apri YouTube, apri YouTube, apri YouTube. Cioè, apri che YouTube. Tu sei passato da, cioè, quanto pesavi quando Io ho toccato quasi 160 kg e senza muscoli, perché ti allenavi, mai fatto niente in vita, quindi eri veramente veramente, e sono arrivato quasi a 90 kg, ho perso veramente tanto peso. Con i muscoli, perché magari ti allenavi in quel periodo, magro secco proprio, okay. Non avevo i soldi per la palestra ancora. E dopo mi sono iscritto in palestra, quando mi sono ritrovato con tutta la pelle in eccesso, lì mi sono iscritto in palestra. È stato un casino un po', perché mi ricordo ai tempi volevo iscrivermi in palestra, però non avevo i soldi. Io lavoro comunque da quando ho 15 anni, facevo le pulizie e così via, ma dovevo spendere cose per cose familiari e così via. Lì ho detto ok, faccio sta cosa per me, ho iniziato a prendere qualche lavorino extra per fare le pulizie e mi sono iscritto in palestra. E lì è nato l'amore, cioè lì i miei primi allenamenti, proprio io mi sono innamorato della palestra. Si è esploso comunque fisicamente. Sì. Che poi prima magari non c'era neanche tanta conoscenza, perché per esempio uno adesso nella sua stessa situazione potrebbe benissimo allenarsi anche a casa e ottenere tanti risultati, però logicamente 8 anni fa si pensava che le vecchie magari si allenassero a casa. Su YouTube trovavi, c'erano tre youtuber, però, non c'era quasi nessuno che ne parlava anche. Sì. E lì ho iniziato a documentarmi, studiare, passavo l'intera giornata solo a studiare palestra alimentazione. Ho iniziato a capire appunto quelli che erano gli errori che facevo con la perdita peso. Io ad esempio avevo tolto tutti i carboidrati, ho scoperto come si faceva una vera e propria dieta, ho iniziato a provare su me stesso per reinstaurare una buona abitudine alimentare e ad aiutare anche altra gente, perché mi arrivava miriade di persone chiedendomi aiuti, amici, cugini, cugini dei cugini, e ho iniziato ad aiutare un po' di persone qua e là. Ho aperto il canale YouTube e ovviamente è esploso in pochissimo tempo e tantissima gente anche mi chiedeva aiuto. Tantissima gente mi chiedeva aiuto perché tutti trovavano, ai tempi si vedevano meno trasformazioni così online, ce n'erano pochissime, quindi tutti erano rimasti tipo sorpresi da questa trasformazione, sto mone qua, per tutto sto peso, posso farlo anch'io, mi scrivevano padri di famiglia, per favore aiutami, così via, e io ero lì, non sapevo cosa fare. Allora ho iniziato piano piano ad aiutare sempre di più le persone, finché appunto anch'io adesso mi ritrovo a rendere questa la mia professione e aiutare ogni singolo giorno centinaia e centinaia di persone. Per me è un successo epico, oltre al fatto di aver completamente cambiato la mia vita, quindi diciamo che il futuro che mi aspettava prima era quello di vivere come guardia di sicurezza tutta la vita, non fare niente, guadagnare 1.000 euro al mese, certo, e così via, certo. Ma soprattutto il poter aiutare gli altri per me è una soddisfazione assurda. Io tutte le persone che ho aiutato a uscire da forte obesità, mi ricordo tutti i loro nomi e mi sono impressi in testa, certo, perché so quello che ci vuole, so cosa hanno passato. Certo, certo. Poi dopo ci racconti il perché hai deciso di spostarti a Dubai. Assolutamente. Io ti chiamo amore. Invece tu, amore, sei molto timida, ma anche tu hai la tua storia da raccontare, diversa dalle nostre. Non la racconti mai, ma parlaci del perché sei partita con tutto questo. Allora, diciamo che io in realtà vengo da un passato super sportivo, non ho avuto un'infanzia per fortuna traumatica come la vostra, però sono sempre stata iper sportiva, quindi ho fatto qualsiasi sport veramente vi viene in mente, davvero li ho provati tutti, ed ero un maschiaccio, cioè la mia mamma e la mia sorella mi dicevano sempre sei un maschiaccio, perché non c'era una gonnellina, sempre coda bassa, pantaloni della tuta, cioè questo era il mio massimo veramente. Mai vestita come una ragazzina per bene, carina. Giocavi con i trattori a sì, casa. Giocavo con i giochi dei maschi. Al contrario di me, io giocavo con le Barbie. Cioè, no, letteralmente. E poi però quando sono cresciuta in realtà è scattato totalmente l'opposto, perché da fare sport anche un po' più diciamo di contatto, tipo ho fatto 8 anni judo, ho fatto anche tante gare, tutto quanto. Interregionali. Sì, ho vinto, Gianmarco dice sempre vinto regionale. Che non lo dici? Io ero lui di te. Ma perché ho vinto 8 anni? Vabbè, comunque... Comunque io a 8 anni giocavo con le Pokémon. Ok. Però diciamo che da questo passato iper maschiaccio, poi in realtà sono passata tutto il contrario, perché quando avevo tipo dai 13-14 anni fino poi ai 17,
più o meno 17-18 anni, non lo ricordo bene, sì, circa 17-18, in realtà ho iniziato a fare tutto l'opposto perché mi sono buttata completamente in quello che era moda, quindi facevo shooting, spilate, anche se sono bassa, però magari quelle un po' più di livello da basse, e tutto quello riguardava anche cinema, teatro, ho fatto tanti anni edizione, anche se adesso l'ho completamente persa e tutto quanto, e... Poi però, e io ancora in realtà avevo iniziato a fare palestra perché comunque nell'ambito moda c'è sempre un po'... Il tabù. No, non il tabù, però diciamo che non è un mondo figo come si vede dall'esterno, nel senso che comunque le taglie sono sempre quelle, sono meno della XS, quindi ci devi entrare dentro, i corpi sono sempre quelli, quindi secchi, finiti, quello è, e quello è quello che si richiede, quindi comunque... Sono passata, diciamo, ad avere un fisico normale, anzi, cioè, che aveva delle buone prestazioni perché facevo tanto sport, anche sport comunque avevo bisogno di avere un fisico che comunque fosse prestante, a poi fare tutt'altro dove, cioè, la prestazione ovviamente non contava più, ma contava soltanto il fatto di avere un fisico super magro. Anzi, se ti allenavi magari avevi quel muscolo di troppo che, esatto, non andava bene. Quindi magari. In realtà io facevo tutti allenamenti, cioè più tipo cardio, robe di questo tipo, non mangiavo niente. E niente, diciamo, tipo? Che, niente tipo, che per pranzo per me era una fetta di prosciutto e mezzo pomodoro. Cena? Niente, vai, tipo, boh, un'insalata senza nulla. Colazione? Sì, tipo così, boh, colazione, forse neanche la facevo. Il tè con l'acqua. Ma non arrivavo assolutamente a mangiare 400-500 calorie al giorno. Robe di tutti i giorni? Tutti i giorni. Non avevi giornate off? No. Ma non era una dieta che mi aveva prescritto qualcuno, era l'unica cosa che, avendo 15 anni e non avendo... minimamente conoscenza di come si perdeva peso. Ma perché quando sei in quel mondo lì, cioè, ti viene incuccato, sì, mentalmente, cioè tu proprio... non te ne rendi conto, no, conto, ma ti porta a essere così. Sì, assolutamente. E io, quando andavamo in posti dove non potevo mangiare le mie cose, io non mangiavo niente, piuttosto digiunavo, ma non mangiavo cose che non erano quelle che mi ero prefissata fossero da dieta, e questo purtroppo poi, andando avanti, mi ha portato anche a non star benissimo, nel senso che comunque sono arrivata a pesare veramente troppo poco, e tipo boh, io ora sono 1,60 m, però pesavo anche 40 kg, cioè scherzo. Niente, non avevo muscoli. Io pesavo 40 kg, penso a 8 mesi. Comunque, cosa ti volevo dire? Cioè, come ti sentivi a livello di testa mangiando così poco? No, allora, diciamo che... Cioè, che tu comunque... Cioè, tu comunque... A scuola eri brava, dovevi studiare, eccetera. Sì. Cioè, avevi le energie per fare le tue cose? Ce l'avevo, perché comunque ho sempre avuto nel mio una forza di volontà esagerata nel fare le cose che voglio fare. Quindi sono sempre stata tanto motivata nel raggiungere i miei obiettivi, e quindi, come anche ora, se ho bisogno di andare dritta come un treno, io vado dritta come un treno. Non mi importa della fame, non mi importa di niente. E secondo me questa cosa ti è stata data tanto dall'agonismo che hai fatto, sì, negli sport. Sì, probabilmente. Perché tu sei molto determinata nelle cose, sul lavoro. Sia con gli altri che con me stessa, e tuttora lo sono, non mi vergogno a dirlo. Anche troppo. Anche troppo a volte. Anche con me si fa legare, no, in casa. No, vabbè, tra di noi. Però comunque, no, tra di noi no, però comunque in generale sì, sono abbastanza competitiva. Sì, e mi è rimasto. Però diciamo che in quel periodo non me ne rendevo conto di questa cosa, sarà perché ero comunque abbastanza piccola. Me ne sono iniziata a rendere conto quando poi il cibo è diventata un'ossessione, nel senso che comunque mi rendevo conto che ero molto magra, perché me lo dicevano tutti. Io andavo alle superiori e mi ricordo che anche i professori con cui magari avevo fatto un pugno più amicizia mi dicevano sempre: ma mangi, ma sei troppo magra, perché, cioè, veramente non mi stavano le taglie da adulto, perché a 16 anni sei adulto, ma mi mettevo letteralmente i vestiti dei bambini, quindi ero veramente troppo magra. E poi diciamo che in famiglia non ho avuto una cosa che da una parte mi ha aiutato, dall'altra non troppo, perché comunque anche mia mamma ha sofferto tanti anni di anoressia, e io mi sono resa conto di avere un problema con il cibo perché ho visto lei che aveva un problema per il cibo per anni. E io ho sempre pensato: ok, io non voglio fare quella fine lì, perché adesso mia mamma sta benissimo. Però ho passato veramente tanti anni dove non era la stessa persona che io conosco oggi. E io purtroppo sono cresciuta con mia mamma, che non era assolutamente la persona che è oggi, perché comunque quelle malattie là ti portano ad avere un comportamento che è totalmente diverso da quello che, certo, è la tua normalità. E io quello che ho sempre pensato è: non voglio assolutamente, cioè, diventare come era diventata lei, dove veramente la situazione era
molto molto più tragica di quella dove ero arrivata io, e però se fosse continuata in quella direzione sarebbe diventata, certo, la stessa. E quindi lì a un certo punto io ho detto basta, ho conosciuto lui che già ero, diciamo, mi ero iniziata a riprendere parecchio, perché comunque quando ho conosciuto te ero magra, ma stavo... Si mangiavi poco, però quando si andava a cena fuori così mangiavi tanto. Ero più tranquilla. Portava lo you can eat di sushi. Mangiavo. Ero tranquilla nei confronti del cibo, quell'aspetto lì, diciamo, di disturbi del comportamento alimentare, perché così si chiamano. Mi era passato, ero sempre un po' magra perché logicamente poi mi allenavo, quindi volevo riprendere chili, ma li volevo prendere in modo intelligente, e stavo studiando già da qualche anno tantissimo riguardo a tutto questo, quindi ho iniziato a studiare, diciamo, tutto quello che riguardava l'alimentazione, l'allenamento, per capirci meglio, per non rifare lo stesso errore che avevo fatto della fetta di prosciutto e mezzo pomodoro, perché mi ero resa conto che non era assolutamente la scelta corretta da fare. E però diciamo che per riprendere tutto il casino che avevo creato, specialmente a livello metabolico, ci ho messo letteralmente anni. Ci vuole anni. Purtroppo è l'errore di tante donne, e io me ne rendo conto perché io che gestisco tutte le donne, le nostre allieve, mi rendo conto che tante donne arrivano e alcune si rendono conto, altre neanche si rendono conto di mangiare quantità di calorie insignificanti, letteralmente. E quindi purtroppo poi quando si vuole affrontare una perdita di peso, se si va da un professionista ci fa fare un lavoro per ristabilire quello che è il corretto funzionamento metabolico, ma se vai da tanta altra gente che fa le cose tanto per dare il contentino, far vedere i chili che scendono, ti subito ti mettono ancora a calorie più basse, sì. Ti fanno mangiare acqua e aria. Quindi io con le mie ragazze preferisco... il metabolismo ti muore. Però il metabolismo peggiora ancora di più, quindi io con le mie ragazze preferisco lavorare per andare a migliorare poi quello che è anche l'aspetto metabolico, e appunto aiutarle poi a creare uno stile di vita sano e sostenibile, perché la serenità che hai poi quando crei comunque un buon rapporto con il cibo, uno stile di vita sano che ti dà le giuste energie per affrontare le giornate... E anche le attività quotidiane non ha prezzo, non vale assolutamente, diciamo, giusto, tutta quella fatica per tu invece per arrivare al risultato. Tu sei lato opposto. Sono lato opposto, però sono anche molto simile in certe cose, perché io vengo dall'opposto, proprio obesità. Racconta l'aneddoto delle 5 euro al supermercato dopo la scuola. Lui sta raccontando ora. È bello questo aneddoto, allora, raccontalo. Stavo dicendo, io vengo dall'obesità, quindi dal binge eating più potente possibile. Io amo i dolci, crescendo sempre meno, ma comunque voi come mi vedete adesso, amo i dolci. Certo. E immaginate prima, ero veramente 100 volte peggio. Che io non so come sia possibile, perché l'ho visto mangiare, non lo so, però va bene. A livello ossessivo, sì, io mangiavo proprio tanto, perché adesso mangio per piacere, se lo mio sgarro così via, mangio fuori, se ho la cena fuori, mangio fuori. Mangio tanto perché sono un omone, sono quasi 2 metri, peso 130 kg, quindi ovviamente non mangio quanto lei, mangio 3 volte di più, però mangio contenendomi. Io da bambino non mi contenevo, io mangiavo il più possibile, soprattutto i dolci. Non vengo da una famiglia appunto con i soldi, quindi come raccontava lui, quello che facevo io quando avevo 5 euro, io facevo di tutto per trovare quei 5 euro, quei 10 euro, più soldi possibile, per andare al discount, dove appunto la roba costava il meno possibile, e cercare di prendere le più cose possibili. E ai tempi, ragazzi, come dico sempre, le barre di cioccolato costavano 20 centesimi. Quello è il discount. Sì. Perché compravi 3 pomodori, ti accontentavi. Ora mi ricordo 3 barre di cioccolato così. Tutto più piccolo è diventato il supermercato. Sono solo passato al discount dove andavo anni fa. Tutto più piccolo e più costoso. Sì, che hanno sentito la tua storia, esatto. Hanno detto, evitiamo. Esatto. E io prendevo tutta la roba possibile, e credimi che si dà tanta roba, e io con 5 euro cosa riuscivi a comprare? Di tutto, barrette di cioccolato, pacchetti di wafer, pacchetti di croissant, crostate, di tutto, e io mangiavo tutto in 20 minuti e poi crollavo, andavo a dormire, e ho vissuto tutti i miei giorni così, certi giorni peggio, certi giorni meglio, ma comunque di media ho vissuto per anni così. Finché quante calorie mangiavi con quei 5 euro? Calorie tanto, calorie riusciva a mancare 8-10 facilmente, solo in quel pasto. Cavolo. Solo in quel pasto, io facevo colazione 8.000-10.000 calorie, sì. Ma io sono arrivato a un punto dove veramente io mettevo lo zucchero nella pasta. Se non trovavo lo zucchero, mettevo lo zucchero a velo nella pasta. Ma secondo te, no? Cioè, la domanda che mi faccio io, no? Secondo te tu hai avuto, diciamo, questa foga per il cibo anche perché magari a casa tua non c'era una situazione economica troppo agiata e quindi volevi
cioè passami il termine, rimpinzarti il più possibile perché non sapevi se poi domani c'era no. la possibilità di... No, oppure... allora, noi abbiamo vissuto dei momenti stressanti sicuramente in famiglia dove non si sapeva dove si sarebbe trovato cibo per mangiare, ma comunque si è sempre trovato un modo, perché comunque, come ho detto, io lavoro da quando sono piccolo, quindi il modo di trovare soldi l'ho sempre trovato, e anche la mia famiglia hanno sempre, su quello non si può dire niente, hanno sempre... a costo di spaccarsi il culo, ho trovato il modo di metterci cibo a tavola. Il punto è che nessuno poteva pagare per le mie curiosità, nessuno certo. mi pagava il barattolo di Nutella. Certo. E sicuramente per via della mia famiglia, anche se sono finita a mangiare in questa maniera, sicuramente per via di dei, uno, abitudini alimentari non corrette, perché mi ricordo che quando andavo a scuola alimentari, mia madre per colazione, in base all'età, ci dava i biscotti, è arrivato al punto dove tipo forse avevo 10 anni, mio fratello, cosa vuol dire in base all'età? Spiega meglio. Perché chi aveva, chi da più grande più piccolo, cioè dava più biscotti a colazione, ce li lasciava lì sul piattino dentro al forno. Sì, noi, perché io avevo 5 biscotti. Io ne avevo 33. Ma Dio santo! Cioè, capito? capito? Io ne avevo 33. Io ne avevo 33. Cioè, quanti anni avevi? Io avevo 10 anni. E chi ne aveva 12, quanti ne mangiava? No, 40. Mia sorella quindi mangiava meno, perché mia sorella era già fortemente obesa. E mia sorella è sempre stata la peggiore di tutti. Cavolo. No, mia sorella meno di me. Io ero quello che ne mangiava più di tutti. Mio fratello ne aveva tipo 21, per farti capire. Cioè, in base all'età ci davano più biscotti. Incredibile. Veramente tanto. Quindi sicuramente disturbi abitudini alimentari incorrette. E in più lo stress, ovviamente, ragazzi. Ora me ne rendo conto, lo stress, le situazioni in cui vivi, tutti si buttano in qualcosa. Il mio compagno di classe... Era una valvola di sfogo. Sì, c'erano quelli che hanno iniziato a fare i criminali, c'erano quelli che bevevano, fumavano, io mangiavo. Beh, diciamo, a 10 anni è più facile sì. butti sul cibo rispetto esatto. a criminale e se o abitua- sulla droga, voglio dire. E se abituato a farlo a 10 anni, lo continui anche quando ne hai 16, 18, perché sei abituato solo a quello. Io facevo quello e stavo bene. Per me potevi sputarmi, picchiarmi, accoltellarmi, finché avevo il mio cibo, stavo bene. Certo. Era quel momento della giornata dove io mi sentivo bene, quel momento della giornata dove io cercavo per sentirmi felice, magari adesso è la palestra. Era la tua botta di adrenalina. Sì, esatto. Era una droga, ci mi ricordo, io ho avuto astinenze vere e proprie, cioè, mi ricordo a scuola che io tremavo perché guardavo la campanella per andare al supermercato e non riuscivo neanche a uscire dal supermercato senza mettermi qualcosa in bocca, per farti capire, e non è che avevo fame. Perché mi era buffato qualche ora prima. Sì. Io arrivo proprio da questo. E poi, quando ho iniziato a perdere peso, sono andato al tuo posto. Perché io non sapevo fare diete. E io sono arrivato a mangiare 1000 calorie anch'io. E comunque 1000 calorie su di me sono veramente, veramente, certo. veramente poco. Diventi un vegetale. Cioè, 1000 calorie vanno bene per un bimbo di 5 anni, 7 anni. Esatto. No? Sì. E io mi ricordo che la mia alimentazione era... La mattina mangiavo 4 gallette perché pensavo che le gallette facessero dimagrire. a pranzo mi mangiavo l'unico pasto, mi mangiavo e i carboidrati. Hanno un picco glicemico a stomaco vuoto. Io mangiavo 4 gallette e poi avevo iniziato a comprare le proteine in polvere che facevano schifo. 4 gallette con 30 grammi di proteine in polvere. A quei tempi lì la qualità non era sbocco buona. Mentre bevevo ogni mattina. Ma riesco a sentire il gusto ancora adesso. Il sapore dello sciroppo. Mamma mia, alla fragola le prendevo, facevano cagare. Sapore dell'argumentin, per chi ha bevuto l'argumentin sa che cosa significa. Se volete vomitare, ci date, assicurato. Incredibile. E poi mangiavo a pranzo un po' di riso, ogni tanto c'avevo il tonno quando mia madre mi dava il tonno, perché il tonno, le proteine costavano troppo, quindi io le proteine non potevo comprarmele. Ogni tanto mia madre mi dava una scatoletta di tonno, ma quelle da 50 grammi, quelle erano tutte le mie proteine. Con quelle del gatto. Esatto, praticamente. Scherzo. Più verdure possibile e a cena solo verdure. E io andavo a correre ogni giorno, ogni singolo giorno per un'ora. Il problema di quando vai a correre basta che perdi la massa muscolare e poi ti si rallenta il metabolismo. Se trovo una foto, ve la faccio vedere qua, del mio viso. Cioè, a me, mia madre a un certo punto mi ha detto, guarda che sembri uno da ospedale. A scuola mi chiedevano se stavo bene, perché io sono diventato letteralmente, avevo la faccia super male, ma ero orripilante senza maglia, orripilante. Perché poi perdendo tutti i miei chili era rimasta tutta la pelle attaccata. La pelle attaccata e avevo la faccia scheletrica. Poi persi male anche, persi in 6 mesi. Tu sei tanto alto, cioè paradossalmente perdi, che ne so, da 160 kg se tu l'avessi persi gradualmente allenandoti e magari fossi arrivato anche a 100 kg, però con già dei muscoli costruiti sicuramente ti sarebbe rimasta molta meno. Io ora mi sono dovuto fare 3 operazioni per toglierla. Ho fatto 3 operazioni chirurgiche per togliere tutta la pelle in eccesso che mi è rimasta. E comunque per un po' di tempo io pensavo che mangiare così era corretto, finché appunto non mi sono documentato e ho iniziato a capire come si doveva mangiare. Nel frattempo di questo ho fatto un sacco di errori. Io penso di essere una delle persone che ha fatto più
up and down possibili. Anche io ho fatto. Anche io. Porca miseria. Io per esempio quando facevo le... Prima di iniziare con le gare, ho iniziato a fare palestra io a 15 anni e non ho mai smesso, ora ne ho 31. Pensate quanti anni che mi sono allenato con i pesi e quante diete ho provato sul mio corpo. Tu considera, io ho iniziato a fare palestra dal 2009, non avevo neanche la connessione internet a casa perché vivevo in campagna, compravo le riviste americane sul bodybuilding e mi documentavo così. Poi piano piano ho iniziato a studiare, ma negli anni successivi. Quindi io avevo letto che si doveva fare la fase di massa e io ero molto secco, quindi mi ricordo io bevevo 2 litri di latte al giorno, la mattina 1 litro di latte intero, la sera prima di andare a dormire 1 altro litro di latte intero. Sicuramente non è intollerante. Mangiavo il più possibile ad ogni pasto. Io andavo a scuola che mi portavo le proteine in polvere, a quei tempi. Quante volte cagavi al c'era giorno? Le persone, c'erano i professori e i miei compagni di classe, dicevano, ma che cosa bevi? Pensavano, cioè a quei tempi gli integratori erano visti come droga. Certo. Mi mangiavo tipo 3 banane la mattina a scuola, shaker di proteine, andavo a pranzo da mia nonna tutti i giorni, la lasagna, la pasta col ragù super unta, quella della nonna. Quindi cercavo di mangiare il più possibile, mi allenavo forte, e io stavo crescendo fisicamente, quindi l'inverno io crescevo, diventavo grosso, muscoloso e grasso. Poi arrivava la primavera, volevo andare a fare il figo in spiaggia con gli amici, con le ragazze, vabbè, avevo 16-17 anni. Avevo 16-17 anni, mi guardavo la pancia e dicevo, cavolo, però ho messo del grasso. E io in un mese volevo tirarmi, volevo togliere tutto il grasso. E iniziavo a fare le diete drastiche. E che cosa succedeva? Ad un mese, al termine del mese della dieta drastica mi ritrovavo secco come all'inizio dell'inverno precedente, quindi avevo buttato via tutto l'inverno, così perdevo tutto. E quindi poi che cosa facevo? Rifacevi tutto da capo, ricominciavo. E ho fatto per 2-3 anni così, che diventavo grosso e grasso e dopo diventavo asciutto e senza muscoli e poi ripartivo, quando poi studiando ho capito come si deve fare. Sì, io ho fatto la stessa cosa. Io ho fatto la stessa cosa, ma con i disturbi alimentari. Cioè io non li ho mai. Io mi sono causato binge eating perché appunto facevo queste diete super mega drastiche, che ovviamente non riuscivo a tenere nel lungo periodo, e io finivo a bingiare di nuovo come facevo anni fa. E poi rifacevo la dieta e ribingiavo. Io ho perso quasi 60 kg, poi ne ho ripresi 40, poi ripreso 60, poi ripresi 40, tantissime volte, ma poi pochissime. Io senza impegnarmi, se ho un momento o no, io prendo 40 kg in un mese. Cioè, quindi tu sei portato. E neanche tantissimo tempo, io prendevo letteralmente 40 kg in un mese. Cioè, ti metti, cioè tu, è più della metà del tuo peso. Tu se inizi a mangiare sei un pozzo, perché comunque ti è rimasta questa capacità. Sì, ora non riuscirei mai a mangiare prima. In realtà, perché... Ed è per questo che poi, prima cosa ho capito durante tutto questo percorso che le restrizioni non fanno bene. No, e in più ho iniziato a studiare e a documentarmi, a cercare di diventare il più esperto possibile sul metabolismo. Certo. Ho imparato quello che adesso insegno io adesso a tutti i miei clienti, donne, uomini, è che se volete avere uno stile di vita sano, se volete stare in forma, non dovete vivere con restrizione. Potete vivere e mangiare tutto quello che volete, semplicemente nelle qualità giuste. Dovete avere una giusto dieta, equilibrio. Giusto equilibrio, esatto. Perché tanto se poi non vai a ricerca quell'equilibrio, ci sarà sempre... Ora io parlo per le donne, perché secondo me sono quelle che con l'equilibrio ci vanno meno d'accordo e che fanno più effetto yo-yo, perché io, ripeto, seguendo le donne me ne rendo conto. Però anche io con loro cerco sempre appunto di fargli capire, e non è semplice, e me ne rendo conto perché ci sono passata anch'io, che non è semplice, prima o poi io spero sempre che lo capiscano, però è importantissimo trovare un equilibrio e una sostenibilità in quello che si fa, perché purtroppo l'errore ancora nel 2024 è che si vede la dieta, l'allenamento come una cosa che si fa per arrivare dal punto A al punto B. Esatto. Poi succede che però dal punto B si ritorna al punto A. Perché se il percorso non è corretto, è lineare, è sostenibile, tutto quanto,
e è logico che si ritorna indietro perché non si riesce a portare avanti. Quindi io dico sempre, non è per arrivare dal punto A al punto B, ma è proprio per partire dal punto A e creare un nuovo stile di vita che non ha una fine, non ha un punto di fine. Esatto. Non è deve... uno stile di vita che uno si deve portare dietro sempre, che ci abbia 20 anni, che ce ne abbia 30, 40, 50, 60. E non deve essere noioso. E non deve essere noioso. Cioè, tu puoi goderti la vita, mangiare bene è buono, per chi come me ama mangiare buono. Cioè, chi può mangiare il calcestruzzo gli va bene. A me ma no. Io non ci credo. No, no, io ne conosco di persone, ti assicuro che conosco persone che possono mangiare qualunque cosa gli va bene. Io devo mangiare bene. Se io, da ex obeso e con tutti gli disturbi che ho avuto, riesco comunque a godermi il mio stile di vita, vuol dire che tutti possono. Esatto. Ma poi io dico sempre, no? Uno nella vita mangia quante volte al giorno? Almeno 3 volte al giorno mangerà uno, no? Dai 3 a 5 volte al giorno. Possibile che uno si deve sedere al tavolino e avere schifo per quello che c'è davanti nel piatto? Se non va, non va bene. Com'è possibile che uno si debba allenare quelle 2-3 volte a settimana per incastrare quei 3 allenamenti, debba fare i salti mortali o non fa vita sociale? No. Cioè, ci vuole una dieta varia, esatto. E ci vuole un allenamento che sia adatto a quello dello stile di vita di ognuno. Perché tanto sicuramente sarà meglio di stare sul divano senza far niente e sarà meglio di mangiare a caso. Quindi in ogni caso il risultato arriva, che io poi, se poi è studiata bene. Che io poi parlo per me. Io ho tanti uomini adulti che seguo, tanti imprenditori come... per l'appunto in questo podcast abbiamo gli imprenditori, e la maggior parte di loro hanno la famiglia, hanno comunque da fare viaggi, stanno tutto il giorno fuori casa, fuori. Quindi è importante la sostenibilità del percorso anche mangiando fuori casa, mangiando a mensa, stando in viaggio, non avere la possibilità di cucinare, uscendo con la famiglia e godersi una serata e comunque riuscire a ottenere un obiettivo nonostante tutte queste problematiche della vita normale. Quindi si può fare, ci vuole il metodo. Noi tre comunque lo facciamo di lavoro, sappiamo gestire le problematiche delle persone, le trasformazioni parlano, non dobbiamo ne parlare. Esatto. Quindi ritorniamo al perché del podcast, perché poi abbiamo cambiato 100 discorsi, abbiamo parlato di tutto, siamo qui per dirvi il perché del podcast. Innanzitutto, perché noi tre? Cioè, cosa ci faccio io in mezzo a voi due? Come perché ci sono viviamo a Dubai, esatto. E ci frequentiamo, siamo sulla stessa linea di pensiero, abbiamo, diciamo, io e te un passato molto simile per via del bullismo, quindi abbiamo anche su tante cose lo stesso punto di vista. E poi comunque siamo tre persone simili ma completamente diverse. Io ho 31 anni, Noah è un po' più giovane, Irene comunque è una donna, e quindi diciamo, io il mio punto di vista da... Io ho 31 anni, non puoi venire una donna. No, comunque, tu quando parli hai il tuo... Irene è vecchia, non va bene uguale. No, Irene ha il suo punto di vista femminile. Allora, diciamo, io il mio punto di vista da vecchio, lui c'ha il punto di vista... Da ragazzo un po' più giovane, abbiamo delle esperienze di vita diverse. Diciamo come stanno le cose. Noi siamo qui tutti e tre al tavolino, perché voi siete grandi, grossi, e io metto un po' di pepe. Esatto. Perché se si sta dietro a voi due, non fate domande scomode, ma in questo podcast io vorrò fare tante domande scomode. Tu sei come? Esatto. Presente quando parcheggi la macchina male? Arriva il vigile uomo e dice, guarda, la sposto fra 5 minuti, e lui ti dice, vai, non ti preoccupare. Arriva la vigilessa donna, è quella che subito ti fa la multa. Esatto. Quindi tu sei... Quindi sarò quella che farà le multe. Quella persona volta, lì, quella con le domande scronze. Esatto. In più io vengo da tanti anni di YouTube, io sono partito come YouTuber. Esatto. E adesso è oltre un anno, diciamo che sono 2 anni che sono più o meno in attivo. Un anno completo e un anno alternante dove ho postato pochissimo. Da tantissimo che volevo tornare, però volevo tornare in maniera diversa. Io prima facevo video, diciamo, è stato il mio primo lavoro, quindi sono arrivato a un punto dove facevo video che neanche tanto mi piacevano, erano un po' noiosi perché li facevano tutti, ma li devo fare perché comunque dovevo lavorare, dovevo campare, era il mio lavoro. Esatto. E adesso volevo tornare con qualcosa di più qualitativo, più maturo, più interessante. Anche per te, certo. Quindi appena, come siamo messi a tavola e parlato, è stata per me un'ottima opportunità. In più abitiamo a Dubai è difficile trovare persone. Ci sono due tipi di persone a Dubai,
due tipi di italiani, anzi, a Dubai. Sono quelli o ci vai super d'accordo o non ci vai minimamente d'accordo. È vero. È vero. Con loro, anche se tra noi non era partita molto bene. Oh mio Dio, di nuovo cosa andare? Io non che ti ho contato, mi stato senza motivo, senza motivo. Senza allora, motivo. Vi racconto come ho conosciuto Noa. No, dico, no, è passato e non mi ha visto. Ma non l'ho visto. Non so se perché ero troppo bassa o perché non voleva fare lo gnorri. Ma non lo so. Allora, noi ci siamo trasferiti a Dubai tipo 2-3 mesi dopo Noa. E io comunque seguivo Noa sui social perché lui era uno youtuber che comunque pubblicava sempre e io comunque appassionato di bodybuilding e praticante come atleta, dicevo guarda sto ragazzo grosso, simpatico, è a Dubai in mezzo a tutti questi influencer, perché lui è arrivato nel periodo Covid a Dubai dove c'era tutti gli influencer europei si erano spostati lì per allenarsi internazionali perché le palestre erano rimaste aperte. Quindi io lo guardavo e dicevo cazzo guarda sto stronzo è lì che si allena, io sono in casa a lavorare dalla mattina alla sera che mi rompo le palle, vorrei essere anch'io a Dubai. Quindi dopo qualche mese io e Irene abbiamo preso decisione di trasferirci a Dubai, anche questa è una lunga storia che magari vi racconteremo in un'altra occasione, se no questa puntata dura 5 ore. Io poi arrivo a Dubai, gli mando un messaggino a Noa, gli faccio oh ciao, guarda anche io lavoro con i social, lavoro con Instagram, ho visto che vai in palestra lì, guarda io domani mi alleno, se vuoi possiamo fare un allenamento insieme. Lui mi risponde, fa oh ciao, ah ok, se vuoi dai ci incontriamo in palestra. Io dopo qualche giorno vado in palestra, lo incontro, lo vedo perché lui comunque è molto alto, era insieme un altro ragazzo scuro di pelle più alto di te, come si chiama quello? Napper, sì. Che anche lui è un bestione alto, grosso. Mi vedo da lontano, mi avvicino, faccio oh, ciao Noa, come stai? Tutto bene? E lui mi guarda e mi fa, ma chi sei? Gli faccio, dai, ci siamo sentiti su Instagram. Boh, io ma io non mi ricordo. No, aspetta. E io ho detto, guarda sto stronzo. No, è vero però. Io ho detto, secondo me, io dopo ho detto, sono venuto via, ti ho salutato, vado da Irene e gli faccio, ma lo sai quello stronzo? Ha fatto finta di non conoscermi. In realtà, poverino, non si ricordava. Quando sono andato a Dubai. Andiamo buona. Quando sono andato a Dubai, è stato il picco della mia carriera come youtuber. Secondo me ha pensato, guarda, questo è un altro cacacazzo che mi viene a importunare. Avevo tanti cacacazzo, sarò sincero. Avevo tanti cacacazzo perché quando sono andato a Dubai, sono finito in mezzo a tutti i youtuber più famosi della scena del fitness internazionale. Bene. E ovviamente avevo tutti gli occhi degli italiani influencer che mi scrivevano, volevano venire e starmi accanto per stare accanto a loro. Mi hanno scritto un sacco di persone, se vengo posso allenarmi con questo? Io chiedo a lui, mica devi chiederlo a me. È vero. E io mi scrivono un sacco di persone su Instagram, ma non guardavo i profili. Quindi io sono stato gentile con lui, ho detto sì ci vediamo in palestra, ma poi in palestra non ho realizzato, non è che sono, io sono la persona. Adesso a distanza di qualche anno se la passiamo, io l'ho perdonata. L'ho perdonata. Ma che poi hanno avuto questo rancore tipo per 4 anni, me l'hanno detto solo tipo quest'anno. Il mio continuerà ancora. Vai tranquillo e sereno. No, dai, ma si scherza. Va bene, chiusa. Però l'ho perdonata. Si scherza. Comunque, dai, siamo felici di essere qua e aver fatto questa squadra potente. E cosa importantissima, noterete che in alcuni episodi, anzi in quasi tutti gli episodi, non saremo noi tre. Eccetto magari qualcuno se ci sarà più ospite e così via, perché per via appunto di viaggi, così via, spostamenti, siamo tutti persone, comunque siamo tutti e tre molto impegnati. Se loro sono in Italia e c'è qualcuno interessante a intervistare, lo intervisteranno loro. Se io sono in Burundi e c'è qualcuno interessante a intervistare, lo intervisterò io. Esatto, perché comunque noi questa attività del podcast la facciamo come divertimento, non è il nostro lavoro il podcast. Cioè noi, io e Irene abbiamo la nostra azienda di coaching, tu hai la tua, abbiamo dei clienti da gestire, dei dipendenti da gestire, delle situazioni da gestire, quindi diciamo che non sono poche, quindi noi il podcast lo facciamo per divertimento, quindi non sempre siamo iper organizzati da essere tutti e tre insieme, come diceva Noa, magari in un momento io e Irene siamo in Spagna, sappiamo che c'è un imprenditore che ci piace, lo vogliamo intervistare, lo intervistiamo. In quel momento Noa è dall'altra parte del mondo, trova un personaggio interessante, lo intervista. O magari siamo tutti insieme. Sicuramente a Dubai abbiamo più opportunità di fare video insieme. Se c'è qualcuno ovviamente che volete che intervistiamo, scrivetecelo nei commenti. E scriveteglielo anche nei commenti che Fit Cash è qua su YouTube e non vogliamo andarcene via. Esatto.
quindi dai, siamo in chiusura. Yes. Siamo in chiusura, abbiamo sforato abbondantemente l'ora, quindi direi che per il momento possiamo salutare, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi la e lasciate like ovviamente. Esatto. Quindi canale, YouTube, senti campanella, Spotify, perché lo vogliamo mettere anche su Spotify, e il profilo Instagram. Yes. Tutto. E anche i nostri personali. E no? Magari commentate pure se volete vedere nelle prossime puntate. Yes. Va bene? Dai. Ciao ragazzi, alla prossima, let's go!